Se in uno spazio vettoriale abbiamo una base di lunghezza k, tutte le basi hanno lunghezza k, allora sia V1 spazio vettoriale di dimensione finita, corpo k grande, sia K, o K piccolo e K grande non c'entrano niente, K piccolo è un indice, K grande è il nome del K. Una base di V allora e quindi ogni altra base del teorema sulla dimensione della lunghezza K allora si definisce la dimensione di V, V uguale a questo. Quindi la dimensione di uno spazio vettoriale è la lunghezza di una sua qualunque base. Questo per... Naturalmente le cose che questo spazio di dimensione finita, cioè abbiamo un sistema finito in genere. Oh. Quindi a questo punto possiamo dimostrare un piccolo teorema. Teorema sia di con i un vettore che ha tutti i zeri tranne uno al posto iesimo però diciamo in Rn nel senso che questi diciamo sono n all'esimo posto di n allora e con 1 e con 2 e con n è una base che prende il nome di base canonica di R. La dimostrazione è banale prendiamo un vettore V sia allora, qua c'è la dimostrazione, sia V uguale alfa 1 alfa n appartenente a R con n, allora V non è altro che alfa 1 per E con 1 più alfa n per E. Questo è evidente, fate le moltiplicazioni, fatelo subito. E questo dimostra che E con 1 e con n sono un sistema di generatori. D'altro canto, se prendiamo lambda 1 e con 1 più lambda n e con n uguale al vettore nullo, questo è vero se solo se lambda 1 lambda n è uguale a 0, 0, 0. Quindi questo se solo se lambda i uguale a 0 per ogni preso da 1. Questo dimostra che i vettori sono linearmente indipe. Se fate la somma di questi vettori qua, come prima, questo viene il vettore lambda 1, lambda 2, lambda n. Prima veniva alfa 1, alfa 2, alfa 1. Deve essere il vettore nullo, che vuol dire? Quando due vettori sono uguali quando le loro coordinate sono ordinatamente uguali. Quindi lambda 1 deve fare 0, lambda 2 deve fare 0, lambda n deve fare 0. Che vuol dire che questi vettori sono linearmente dipendenti. Allora, sono un sistema di generatori, sono linearmente dipendenti, ambe due le cose sono banali da dimostrare, quindi sono una base di Rn. Questa base prende il nome di base canonica. In particolare, però, abbiamo dimostrato che Rn ha dimensione esattamente n.
quindi R2 c'è dimensione R2, R3 dimensione R3, R7 dimensione R7, dimensione 3, R3 dimensione 3, R7 dimensione 7 e così. Bene. Allora, vediamo un po'. Se io prendo tre vettori in R7, possono essere una base di R7? Prendo tre vettori in R7, possono essere una base in R7? No, perché? Perché tre vettori al massimo cosa possono generare? Allora, un certo numero di vettori genera il suo spazio generale, cioè lo spengo. Allora, poi questi sarà dimensione 3 se sono tutti e tre, diciamo, indipendenti. Se la terra è indipendente, altrimenti se ne può scartare qualcuno sarà, la dimensione sarà o 3 o 2 o 1 o 0. Quindi in ogni caso non potrà mai essere R7 perché R7 c'è dimensione 7, se no non si trova una dimensione. Vediamo un po', se ho 5 vettori in R3, sono una base di R3? Con sicurezza no, nel senso che possono essere una base di R3, stavolta ci possono bastare per generare 3, però non è detto, perché i 5 vettori possono generare il loro spanne che può avere dimensione 5, 4, 3, 2, 1 o 0. Quindi se si troverà che la dimensione del loro, ovviamente questa dimensione non può superare 3, per quale motivo? Facciamo così la domanda. Prendiamo 5 vettori di R3, possono essere realmente indipendenti? No, se fossero linearmente indipendenti genererebbero un sottospazio di dimensione 5. Ma il che, diciamo, non va bene, perché io posso già generare R3 che è più grande con tre vettori, quindi posso trovare un sistema di generatori, qua è un pochettino più complicata la cosa, perché noi abbiamo fatto sempre la sintesi ascendere e mai salire. Allora, vediamo così. Allora, qua dobbiamo fare un'altra osservazione. Prendiamo, chiamatelo teorema, proposizione, supponiamo che V sia uno spazio vettoriale sul corpo grafico. Supponiamo che V1, Vk sia una parte libera di V, cioè che questi siano linearmente indipendenti. Poi supponiamo che lo span di V1VK sia
contenuto sia diverso da questo. Allora, esiste un K di 1 appartenente a Q tale che 1 K K più 1 è parte questa è in realtà la dimostrazione banale. Prendiamo un K più 1 semplicemente appartenente a V meno lo spend. Adesso supponiamo per assurdo che 1 K più K più siano linearmente dipendenti. Cosa otteniamo? Quindi otteniamo lambda 1 1 più lambda 2 2 più lambda k più k più lambda k più 1 più k più 1 uguale a vettore nullo con lambda 1 lambda k più 1 non se i vettori sono linearmente dipendenti, questi coefficienti non sono tutti nulli. Ma in particolare l'ultimo coefficiente non è nullo, perché se l'ultimo coefficiente fosse nullo otterremmo una relazione, gli altri non sarebbero tutti nulli, quindi avremmo ottenuto una relazione di dipendenza lineare tra V1, V2 e Vk, che invece per ipotesi sono linearmente dipendenti. Quindi in particolare lambda k più 1 è diverso da 0, altrimenti v1 vk sarebbero realmente dipendenti e quindi Vk più 1 posso scrivere come meno 1 su lambda k più 1 che è lambda 1 q 1 più lambda k. E questo è assurdo perché vorrebbe dire che Vk più 1 appartiene allo span. Vk più 1 è stato preso fuori dello span. L'assurdo è nato dall'aver ipotizzato che i vettori fossero realmente dipendenti. Quindi l'idea è questa qui. Io ho dei vettori indipendenti. Questi generano, per capirci, facciamo nel piano. Io ho un vettore. Questo quando è linearmente indipendente? Quando non è. Questo vettore nel piano cosa genera? Questo vettore qua, se vado a fare le combinazioni lineari, cosa c'è? La retta passando per questo vettore. Basta farci nulla, su. Adesso, se io prendo un altro vettore fuori di questa retta, se prendo un vettore su quella retta, non ho aggiunto niente perché già stava nello spazio di tre generato da questo e quindi non ho aggiunto niente. Adesso questo era, diciamo, qui. Adesso prendo V2 nello spazio ma fuori di quella retta. Adesso quando vado a fare le combinazioni lineari cosa mi verrà?
tutto il piano, cioè otterrò qualcosa in più perché ci ho messo qualcosa che non c'era prima, e i vettori, questi due, sono linearmente indipendenti. Adesso immaginate lo spazio, ho un vettore, genera una retta, la retta passante per l'origine che, diciamo, che prolunga quel vettore, poi ne prendo un altro che non sta su quella retta, ambedue cosa generano? Il piano che li contiene, c'è un unico piano che li contiene, questi sono due vettori non allineati. Faccio il disegno, c'è un unico piano che li contiene. Adesso se voglio generare qualcosa in più, allora questi due vettori sono linearmente indipendenti, se voglio avere un terzo vettore in maniera tale che la terna sia ancora linearmente indipendente e da generare qualcosa in più di questo piano, dove lo devo prendere? Fuori da quel piano, basta che lo piglio fuori da quel piano. Cioè, se lo prendo fuori da quel piano, vedete? Se lo prendo fuori da questo span, i vettori continueranno a essere realmente indipendenti, e ovviamente dovendo generare questo vettore qua in particolare, genereranno lo span, quando ci avrò aggiunto VK più 1 sarà più grande. Quindi in questo caso passeranno dal generare un piano contenuto in R3 a tutto lo spazio. Chiaro? Ok. Vediamo un po' delle conseguenze di questa cosa. Allora, innanzitutto questo ci serve per ripassare quello che abbiamo detto, mi ricordo se mercoledì o lunedì. I sottospazi di R2, quindi i sottospazi del piano, sto visualizzandolo come piano cartesiano, chi sono? R2 stesso, che ha dimensione 2, le rette passanti per origine, che ha dimensione 1, e l'origine stessa, cioè il vettore 1, che ha dimensione 0. I sottospazi di R3 sono i piani, diciamo, a tutto R3 che ha dimensione 3, i piani passanti per l'origine, che sono i sottospazi di dimensione 2, a le rette passanti per l'origine che sono i sottospazi di dimensione 1 e l'origine che ha dimensione 0. Oh, vediamo un'altra cosa. Supponiamo di avere, ovviamente il tutto lo posso fare anche in R27, ma il problema è che qua non lo vedo più. Però dal punto di vista, io avrò R27, ci sono i sottospazi R27, ci saranno tutti gli iperpiani di dimensione 26 passando per l'origine, poi quelli di dimensione 25, poi quelli di dimensione 24, 23, 22, 21, 23, cioè fino ad arrivare a 3, 2, 1, 0. Ovviamente gli iperpiani di dimensione 26 sarà difficile, molto, ma nulla ci vieta però di immaginare. Poi vedremo. Ok, qua mi voglio concentrare sul discorso sottrattivo additivo. Per sottrarre una dimensione, che devo fare? Vedremo, devo aggiungere un'equazione lineare. Se parto tutto lo spazio e voglio sottrarre una dimensione, devo aggiungere un'equazione lineare. Se invece parto dal vettore nullo, ogni volta che voglio aggiungere le dimensioni devo aggiungere un vettore e generare come quando faccio lo spazio. Ok? Questo corrisponderà nella geometria, diciamo, di rette e piani nel piano e nello spazio, corrisponderà alle equazioni cartesiane da una parte e invece le equazioni parametriche dall'altra parte.
allora questo lo capiremo meglio a tempo debito. Vediamo quest'altra cosa. Supponiamo di avere V contiene W, entrambi spazi vettoriali, mettiamo V sotto spazio vettoriale di W. Poi supponiamo che la dimensione di V sia uguale a K e la dimensione di W sia uguale ad A. Cosa posso dire di H e K? Vediamo un po'. Posso dire che K come sarà? Maggiore o uguale di H? Che K è maggiore o uguale di H? Poi cosa posso dire? Che K è uguale ad H quando? Qual è l'unico caso in cui K è uguale ad A? Se V è uguale a V. Non ci sono possibilità intermedie. Se due spazi hanno la stessa dimensione e sono uno contenuto nell'altro, sono uguali. Chiaro? Allora, perché viene questo? In effetti questo non l'abbiamo del tutto dimostrato. Perché? Allora, supponiamo di avere uno spazio V più grande e uno spazio W più piccolo. Allora, cosa posso fare? Ci vorrebbe un altro teorema che oggi sicuramente non lo faccio. Poi vediamo se è il caso di farlo. Comunque c'è il teorema del completamento della base. Cioè io posso partire da una base dello spazio piccolo e posso aumentare lo span come facevo prima. No, prendo lo spazio piccolo, poi prendo un qualcosa nello spazio grande che non stava nello spazio piccolo e faccio, lo aggiungo e vado a vedere quello che si genera. Si genera qualcosa più grande di W e meno grande di V. Può essere anche V o può non essere V. La cosa essenziale è far vedere che questa cosa, questo procedimento termina. Perché? Se avevamo un sistema di generatori, noi rimuovendo, rimuovendo dei vettori, mantenendo la proprietà che di generare tutto lo spazio, sapevamo prima o poi di finire per forza. Che vettori, fino a che ne puoi rimuovere qualcuno perché non serve, rimuovere, e a un certo punto sei arrivato a un vettore, peggio che mai. Giusto? Invece, in modo additivo, cioè nel senso, io
due vettori sono linearmente indipendenti, aggiungo un terzo, sono linearmente indipendenti, posso aggiungere un quarto che sia ancora linearmente indipendente? Sì. Posso aggiungere un quinto? Certe volte sì. Posso aggiungere un sesto? Il procedimento termina? Certe volte no. Vedremo che ci saranno anche spazi vettoriali che non hanno dimensione finita, cioè in cui io posso aggiungere tanti vettori, infiniti vettori, e questi sono tutti linearmente indipendenti. Tuttavia, qui c'è un diciamo un'ipotesi ben precisa, che lo spazio vettoriale più grande sia a sua volta di dimensione finita. Allora, se lo spazio ha dimensione k, io non posso trovare una parte libera in esso più lunga di k. Cioè, se lo spazio ha dimensione 7, non posso trovare più di 7 vettori linearmente indipendenti. Se ne ho di meno linearmente indipendenti, 3 per esempio, allora posso sempre aggiungere dei vettori a questi 3 fino ad arrivare a 7. Quando arrivo a 7 ho una base di tutto lo spazio. È chiaro? Oh, questo per adesso non lo dimostriamo, poi vediamo se lo dimostro la prossima ora oppure, perché non voglio interrompere adesso il discorso, sicuramente a fare un teorema per quando non sia lungo come quello di prima. Oh. Ah, quindi la cosa che diciamo voglio sottolineare è questo: supponiamo di avere uno spazio di dimensione 7. Allora, noi sappiamo che tutte le basi saranno lunghe 7. Come posso procedere per trovare una base? Posso procedere in due modi. Posso avere un sistema di generatori. Un sistema di generatori necessariamente sarà lungo almeno 7 o di più. Quindi, per esempio, supponiamo che sia 11 vettori che generano tutto lo spazio. Allora, che mi succede? Io vado a toglierne qualcuno, perché se non ne potessi togliere nessuno vorrebbe dire che la dimensione è 11, ma la dimensione sappiamo che è 7. Allora, ne dovrò poter togliere uno, ne dovrò poter togliere un secondo, ne dovrò poter togliere un terzo, ne dovrò poter togliere un quarto. Dopo che ne ho tolti 4, mi ritroverò con un sistema generatore di lunghezza 7. A quel punto sarà automaticamente una base, e questo sarà automatico. Appena un sistema di generatori avrà la lunghezza giusta, sarà automaticamente una base. Viceversa, potrei avere in quello spazio tre vettori linearmente indipendenti. Allora, che vuol dire? Posso aggiungere un altro vettore linearmente indipendente? Sì, e saranno 4. Ne posso aggiungere un altro? Sì, e saranno 5. Ne posso aggiungere un altro? Sì, e saranno 6. Ne posso aggiungere un altro? Sì, e saranno 7. Quando arrivo a 7, che è la dimensione dello spazio, automaticamente sarà una base dello spazio. Ok? Quindi questo è il procedimento che voglio sottolineare. Allora, come per esempio facciamo prendiamo questi due vettori, questo lo chiamiamo U1, questo lo chiamiamo U2. Questi sono due vettori di R4. Sono linearmente dipendenti? Sono dipendenti o indipendenti? Scriviamo un po' più a sinistra questo.
magari mi dava fastidio, è una spinta. Questi due vettori sono dipendenti o no? Secondo voi? Quanti pensano di sì? Quanti pensano di no? Stavolta la maggioranza ce l'ha giusto. La maggioranza è sempre quella che non pensa. Sono indipendenti. Come si fa a vedere se sono dipendenti? Lambda V2 più mu, lambda V1 più mu V2 uguale vettore nullo. Almeno uno tra lambda e mu dovrebbe essere diverso da? Supponiamo lambda diverso da 0. Allora V1 uguale meno mu su lambda V2. Cioè V1 dovrebbe essere un multiplo di V2 o viceversa. Cioè uno dei due dovrebbe essere multiplo dell'altro. Mo questi sono multipli l'uno dell'altro? No. Tutti i multipli di questi hanno 0 qua. Questi qui, questo qua non c'ha 0 al secondo posto. Quindi V1 non può essere un multiplo di V2. Né V2 può essere un multiplo di V1, perché tutti i multipli di V1 hanno 0 qua. Quindi è così. Quindi sono indipendenti. Allora, vogliamo trovare una base di V4, però vogliamo trovare una base di V4 aggiungendo, partendo da questi, cioè V1 e V2 sono indipendenti, sono parti libere, ce li teniamo. Completiamo questa base a una base di V4, di R4. Allora, come facciamo? Come si può fare? Come faccio a vedere che sono indipendente? Allora, ci sono due modi. Uno, ne aggiungo uno a caso. Per esempio, V3 uguale 0, 1, 1, 1. Il problema è che adesso devo verificare che sono indipendenti 3. Allora, che siano indipendenti, che vuol dire? Lambda V1 più mu V2 più nu V3 deve fare 0, 0, 0, 0 se e solo se lambda uguale mu uguale 0. Allora, dobbiamo verificare questa cosa qui. Andiamo a verificare. Sostituiamo, cioè, quindi mi viene lambda per 2, 1, 1, 0 più mu per 1, 0, 1, 1 più nu per 0, 1, 1, 1. E abbiamo detto che questo deve fare 0, 0, 0, 0. Da questa uguaglianza seguono quante equazioni? 4, una per ogni coordinata. Allora, segue un sistema di 4 equazioni. Allora, le scriviamo qua. Abbiamo 2 lambda più mu uguale a 0. Ah, quando andiamo a verificare la dipendenza lineare, eccetera, tutte le equazioni si dice sono omogenee, cioè a seconda di m c'è sempre 0. Poi c'è lambda più nu uguale 0, poi c'è lambda più nu uguale 0, poi c'è mu più nu. Allora, in realtà, vabbè, essendo le equazioni, si dice, omogenee, ci sarà sempre, se metto tutti i zeri, è chiaro che viene tutto verificato. Bisogna andare a vedere che non ci siano altre soluzioni. Allora, in generale,
più o meno va bene, nel senso che io ho tre incognite e addirittura quattro equazioni, quindi in qualche senso li riprenderemo più in là. Dovrei riuscire a mostrare che sono tutte tre zero, però bisogna vedere, sono sempre bisogna cioè vedere se le equazioni sono vere equazioni o non sono una la copia dell'altra o una combinazione lineare. In questo caso effettivamente ci riesco, perché prendete la terza equazione, togliete la seconda oppure togliete la quarta. Se togliete la seconda trovate mu uguale a 0, se togliete la quarta trovate lambda uguale a 0. Adesso una volta che mu e mu, una volta che mu e lambda sono a 0, trovate anche mu uguale a 0. Quindi, e la prima equazione addirittura non l'avete neanche escluso. Quindi dalla seconda, terza e quarta equazione già scoprite che lambda uguale a mu uguale a 0. Quindi avete allora il problema però è, supponiamo che invece di metterci questo prendiamo V3 oppure facciamolo con V4 adesso. Vabbè, V3 è in, allora V1, V2 e V3 sono indipendenti. Adesso fatemi cancellare. E fatemi aggiungere Q4. Allora, questi qua sono indipendenti. Mettiamo 3, 2, 3. Allora, questo sarà indipendente? Bisogna fare il conto come prima. Allora bisogna fare lambda 1, che è un po' più a sinistra, sennò poi non c'è, anzi scriviamo un po' più in alto. Lambda 1 più mu più 2 più mu più 3 più si più 1. Lambda 2 1 1 0 più mu 1 0 3, 2, 3, 2. E questo deve fare 0, 0, 0. Adesso andiamo a vedere, otteniamo l'equazione 2 lambda più mu più 3xi uguale 0, poi lambda più nu più 2xi 0, lambda più mu più nu più 3xi uguale 0, poi nu più nu più 2xi. Adesso proviamo a fare quello che abbiamo fatto prima, cioè sottraiamo la terza equazione, la seconda dalla terza, e troviamo mu più xi uguale 0. Poi fa, scusate, qua era xi. Fate la sottrazione dalla parte di sotto, trovate lambda più xi uguale 0.
Adesso fate questa meno queste due e trovate nu più c uguale a 2. Ora uno dice, vabbè, allora devo usare anche la quarta, perché questo qua viene lambda uguale a meno c, nu uguale a meno c, nu uguale a meno c, però ancora non mi dice che fanno tutti 0. Per esempio, se questo fa 1, questi fanno tutti meno 1, meno 1, meno 1, se questo fa se x metto meno 1, questi possono essere 1, 1. Andiamo a sostituire qua dentro. Che succede? Succede che questa equazione si annulla. Qua viene meno 2x, meno x più 3x. Quindi questa equazione la perdiamo, perché si tratta di un'identità A. Quindi stavolta abbiamo tre equazioni vere, che sono queste, queste che si trasformano in queste, e una che si perde. Queste equazioni sono risolubili, basta mettere xi un valore. Per esempio, se ci metto xi uguale a meno 1, io trovo mu uguale nu uguale lambda uguale 1. Che cosa trovo? Cioè che il quarto vettore è la somma dei primi tre. E l'ho fatto apposta, ho fatto la somma dei primi tre. Ma potrei anche dire che il doppio del quarto vettore è uguale al doppio della somma dei primi tre. Cioè metto xi uguale a meno 2. No? In realtà qua ci sono delle soluzioni non nulle. Allora, questi vettori sono linearmente dipendenti. E allora come si fa? Come si fa se voglio che siano linearmente dipendenti? Fa così. Prendo, allora qua mi venivano tutti quanti uguali della loro e tutti quanti uguali a meno xi. Beh, qua poi c'avevo 2 lambda più mu. Se qua invece di 3 ci metto 2, che cambia? Cambia che quando vado a sostituire trovo la quarta equazione non se ne va, ma diventa meno xi uguale 0. Ma allora meno xi uguale a 0 vuol dire xi uguale a 0. Allora se questo è uguale a 0, uguale a 0 anche questo. Questo. Per meglio dire, cosa si può fare? Allora, per esempio, io voglio essere sicuro che questo vettore non è una combinazione lineare di questi, ok? Allora, se io voglio scrivere, cioè un 4, lo posso scrivere come lambda 1 più mu più 2 più nu più 3. Allora, guardate, se io ci metto, rimetto, vabbè, ormai ci ho cambiato, ma se ci mettevo 3 prima, questo aveva soluzioni e aveva un'unica soluzione, l'unica soluzione, perché qua, vedete, è come se avessi preso xi uguale a meno 1, no? Perché se lo volete scrivere come combinazione lineare, è come mettere questo dall'altra parte. Allora, mettendo xi uguale a meno 1, sotto veniva lambda uguale a mu uguale a nu uguale a 1, e l'equazione di sopra si trovava, e quindi la soluzione c'era. Allora invece io cosa faccio? Vado a vedere l'equazione di sotto, trovo la soluzione, supponendo che sia unica, trovo lambda, mu e nu, in questo caso era 1, 1 e 1. Poi cosa faccio? Sopra, invece di fare l'altro, per esempio,
qui ho fatto la somma, la somma, la somma, sopra invece di fare la somma faccio la somma meno 1. Allora quando vado a vedere, a impostare il sistema, qua mi viene un'unica soluzione che sarebbe, diciamo, quella lì avrebbe soluzioni, ma poi non mi trovo con l'equazione di sopra, cioè se lo vedo come dipendenza lineare, diciamo come combinazione lineare, tutti i coefficienti devono essere nulli, oppure se lo vedo come l'ultimo espresso come combinazione lineare degli altri che già so che sono indipendenti, mi viene che il sistema è assurdo, perché da sotto mi viene se qua imposto psi uguale a 1, allora mi verrebbe x uguale a meno 1, mi verrebbe lambda uguale a mu uguale a nu uguale a 1, andando a sostituire sopra mi viene meno 1 uguale a 0, scusate, 1 uguale a 0, e che mi viene a assurdo. Quindi questa qui non ha più soluzione. Prima ce l'aveva quando ci stava 3, adesso quando ci sta 2 non ha più soluzione. Quindi il quarto vettore, cambiando una coordinata per esempio, però bisogna sempre andare a fare questo controllo sulle altre coordinate che la, diciamo, era combinazione lineare in modo unico. Cambiando una coordinata in genere appunto diventa da, che poteva essere realmente dipendente, diventa linearmente indipendente da quelli precedenti. Quindi si può aggiungere a quelli precedenti in maniera tale che sia realmente indipendente. Adesso cosa possiamo dire? Questi quattro vettori saranno una base di R4, sì o no? Sì. Questi erano indipendenti. Ci ho aggiunto questo, erano ancora indipendenti. Ci ho aggiunto questo, erano ancora indipendenti. Sono qua. Fine. Chiaro? Ok, ciao, 5 minuti di pausa.